Ed eccoci a una nuova serie di tutorial sulle cose che non vanno fatte con Photoshop. Come ad esempio non va utilizzato il timbro per eliminare le fronde di questo abete sostituendole con il cielo o meglio ancora con queste nuvolette. Ad esempio noi andiamo a campionare la nuvoletta e poi zan 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 incominciamo a timbrare e avremo il classico effetto di clonatura. E questo è un modo per non utilizzare il timbro, soprattutto un modo per non fare i montaggi quando noi vogliamo sostituire un'area, come era ad esempio la fronda dell'albero, con un'altra area che poteva essere un dettaglio del cielo. Un'altra cosa da non fare, un altro brutto effetto, può essere ad esempio come volendo togliere questi rami secchi davanti al panorama, anche qui andare a timbrare pescando un po' di qua e un po' di là, come vedete gli effetti sono tutt'altro che piacevoli. Se avete necessità di fare interventi di questo genere, vi invito a dare un'occhiata ad altri miei tre video: la maschera di livello, montaggio sfondo e editing non distruttivo, che adesso andrò a mostrarvi. Questo è uno dei tre video che vi consiglio di visionare per avere un'idea su come fare dei montaggi in modo efficace. Gli altri li trovate nella seconda pagina, eccoli qua. Uno è Photoshop editing non distruttivo e l'altro è Photoshop montaggio sfondo. A presto da Daniele Robotti.